La prima destinazione dicono che sia una vera e propria istituzione. Ma è una tabaccheria? Buon appetito. Ditemi. Guarda, io non ho ancora letto, che mi consigli? Fusaro è uno di quelli che se gli togli il gnocco al ragù sei morto. Non riesci a fargli mangiare qualcos'altro. Due gnocchi al ragù. Due gnocchi al ragù. Gnocchi alla Fusaro. Bomba, grazie. Prego. Grazie. Per rispetto, assaggiamo lo gnocco di Fusaro. Se lo prende da anni, voglio scoprire se è una cosa veramente eccezionale. Ma se è buono. Sto gnocco vale più di sti 2,10 euro. Ciò che mi interessa però sono i secondi. La cavallina, ma soprattutto la trippa. Poffettina. Grazie. Dai, assaggio. Cazzo, però è buono. T'avevo detto, la trippa non è un piatto, è una storia d'amore. Da ste parti devi prendere la cavallina. È un piatto tipico, ragù di cavallo con erbe aromatiche e peperoni. Dicono che la tradizione sia dovuta alla presenza delle grandi scuderie equestri dell'esercito. Mi pare che ci sia pure un detto, cavallo vecchio, fallo un brodo. Com'è? Assina merda. E vai. Allora, ti è piaciuto il posto? Bello. Mangiato bene? Cavolo detto. È stato un piacere, grazie per la compagnia. Grazie a te. Ciao. Ciao, grazie. E come nelle vere famiglie c'è quello simpatico. Ma se n'è andato? Sembrava di sì. E poi c'è Fusaro, quello tirchio. E quindi lo paghi io. La Buratti è una trattoria old school, dove con soli 2,10 euro ti trovi a mangiare un primo prestigioso come lo gnocco alla Fusaro. E se ancora c'hai fame, e se sei venuto qui c'hai fame, oltre a una delle migliori trippe della zona a 3,50 euro, non puoi non provare la piccola di cavallo, un piatto che trasuda tradizione.